Allora, buonasera a tutti, è un piacere essere qua, venire qui da Falconara a conoscere questo bel posto e questa interessante serata. Io sono un cittadino qualunque, prima di tutto, e faccio parte di un'associazione a Falconara che si occupa di tematiche ambientali e diciamo che siamo un pochettino partiti tanti anni fa. Devo dire la verità, da aspetti di criticità sanitarie. Eravamo preoccupati per il nostro stato di salute. Da lì poi è cresciuta una consapevolezza e appunto anche una voglia di occuparsi direttamente delle cose della terra che riguardano il mondo, che riguardano tutti quanti noi, a partire dal luogo in cui abitiamo. Siamo un'associazione un pochino atipica perché guardiamo con grande merito chi ha cura dell'ambiente facendo piantumazioni, pulendo i parchi e quant'altro. Noi, con grandissimo rispetto per chi fa questo, abbiamo deciso di essere invece un'associazione un po' di battaglia. Perché uso questa parola? Perché abbiamo iniziato a guardare a casa nostra. E ci siamo resi conto che avevamo dei problemi sicuramente, ma che questi problemi erano anche creati da un modo di fare economia, di fare business che magari non guarda tanto con rispetto al territorio, alle persone che ci vivono e anche a chi ci lavora in queste aziende. Pertanto abbiamo iniziato un pochettino a mettere il naso dentro questioni che fino a quel momento erano gestite un po' solo dagli enti di controllo, dalle istituzioni e quant'altro. Quindi di fatto abbiamo iniziato un percorso di cittadinanza attiva e l'abbiamo fatto però andando a guardare le cose nel merito e abbiamo cercato di pretendere dati, informazioni e di fare informazione perché una cosa di cui spesso ci si dimentica è che abbiamo il diritto sia di fare informazione, ma anche di poterla ricevere, cioè se a noi cittadini nessuno ci fa un'informazione consapevole a 360 gradi di tante cose, magari non abbiamo neanche l'opportunità di capire che non vanno bene. E nel nostro caso, diciamo che abbiamo accompagnato tante altre persone della nostra realtà locale a rendersi conto, per esempio, che avevamo degli eccessi di malattie importanti dovute anche ad alcune aziende probabilmente che inquinano su quel territorio, e da lì abbiamo iniziato un percorso dove abbiamo cercato di stimolare le istituzioni in ogni modo, poi su questo ci ritorneremo più tardi. E io quello che mi sento di dire è che tante persone, quando hanno avuto tutti gli elementi che dovevano avere, sia di accessi di ricovero che di mortalità, di tante patologie tumorali e non, è successo questo, che una parte magari si scoraggia e non riesce a trovare la motivazione per andare contro a cose molto più grandi di noi, no? E poi invece un'altra parte non ha desistito, quella parte ha continuato a pretendere di fare informazione, ha coinvolto i mezzi di informazione, le redazioni e quant'altro, e questo ha generato un interesse, prima nel piccolo e poi un po' alla volta si è allargata sempre di più. Fino a che moltissimi, di fronte a un senso di impotenza rispetto al quale sembra che non si possa fare niente, le persone hanno iniziato anche a fare le denunce. Hanno iniziato anche a denunciare fatti che non andavano bene, con coraggio, grande coraggio. E guardate, non vi sto parlando di una persona temeraria o due persone, ma un movimento fatto di madri, padri, cioè famiglie. Non stiamo parlando di un'associazione che ha in qualche modo in seno dei né rivoluzionari né andiamo in giro a imbrattare monumenti o quant'altro. Abbiamo fatto però delle denunce, sì, questo sì, di fronte un po' ai muri di gomma che trovavamo. A distanza di anni, purtroppo ce ne vogliono tanti di anni per arrivare a un processo in Italia, ammesso che ce ne siano i requisiti, sono nate delle inchieste e alcune di queste aziende che sicuramente hanno fortemente inquinato il territorio in cui viviamo, oggi devono affrontare dei processi, anche dei processi importanti, tra cui uno di disastro ambientale per quanto riguarda l'API,
raffineria di Che poi Falkenberg c'è stato il Americana. rinvio a giudizio di qualche giorno fa. Sì, proprio di poche settimane fa il giudice per l'udienza preliminare ha deciso il rinvio di tutte le 19, 18 persone più la società dovranno affrontare un processo. Ecco, ci sono vari passaggi, per chi non lo sa, le carte c'erano tutte, la magistratura ha fatto la sua inchiesta, poi un giudice deve decidere se quell'impianto accusatorio tiene o non tiene. Ecco, in questo caso, per tutte quelle 19 soggettività, 18 persone, non tutti dipendenti, c'è anche un direttore dell'ARPAM, un ex direttore dell'ARPAM, che anche lui è stato rinviato a giudizio. Tra le altre cose, diciamo che dalle carte processuali emerge che l'azienda lo raccomandava al Ministero dell'Ambiente per un posto al Ministero dell'Ambiente, cioè un direttore dell'ARPAM che dovrebbe essere colui che garantisce i controlli verso il soggetto che è il controllato, veniva invece raccomandato per un posto a Roma al Ministero dell'Ambiente o non so dove, all'ISPRA o quello che sia. Questo è una solo delle varie cose, ci sono varie accuse e anche lui affronterà un processo. Allora, tu e Roberto sei stato attaccato direttamente dopo quel passaggio su Striscia la Notizia che ha reso possibile a 5 milioni di italiani di capire cosa era successo, hai cominciato a prendere querele. Allora, Qualche querela. qualche querela, qualche sì, lo diciamo con sorriso intanto, perché all'inizio è stata una cosa un po' difficile da gestire, perché è vero che sono una persona qualunque, come molti di voi seduti qui, anzi, sicuramente tra voi c'è qualcuno che è anche molto più importante o influente di me. Io sono proprio un cittadino qualunque. Dicevo prima che abbiamo iniziato un percorso di attenzione verso le redazioni, perché 15 anni fa, quando io ad esempio ho iniziato a occuparmi di questi temi, le redazioni normalmente non davano spazio a queste tematiche. Voi siete i primi a sapere che quando si dice ah, ma quelli sono forti, cioè potenti, quindi figurati chi va a dire queste cose. Ecco, queste sono cose che sappiamo tutti. Quindi noi come abbiamo fatto? Io personalmente ho prima preteso dei dati, poi una volta che questi dati, con grande fatica, siamo riusciti ad avere dei dati sul nostro stato di salute e sull'inquinamento, ho iniziato a bussare a tutte le redazioni locali che non mi conoscevano e quindi un po' alla volta si incontrano anche persone che hanno passione per il loro lavoro, per l'informazione. Quindi prima da canali locali come TV Marche, ne dico alcuni, ma senza nulla togliere agli altri, TV Centro Marche, insomma tutti quelli che vi possono venire in mente a livello marchigiano, un po' alla volta abbiamo trovato spazio. Poi questa attenzione ha portato a altre redazioni. Lui ha citato, Dario ha citato Striscia la Notizia, è sicuramente il servizio per il quale ho un procedimento civile in corso, perché io mi sono permesso in un servizio di Striscia Notizia di parlare per la prima volta a un grande pubblico di un inquinamento che non è solo in aria, che è la cosa che molto spesso da noi, ma non solo da noi, si tende a dire, no? Ci sono le esalazioni, puzza di idrocarburi, non puzza, esalazioni industriali, odori acri che seccano la bocca, rendono difficoltoso il respiro, eccetera, eccetera, eccetera. Non è solo quello. Io in questo servizio ho parlato della raffineria API, ho parlato delle indagini epidemiologiche fatte da istituti di ricerca pubblici. Noi siamo stati studiati negli ultimi 20-30 anni in lungo e largo da Istituto Superiore di Sanità, Istituto Nazionale Tumori di Milano. Molti nostri concittadini oggi non possono dire di non sapere, perché noi abbiamo fatto un'attività di informazione anche proprio in città, però fino a 10 anni fa le persone non sapevano niente, ma perché colpevolmente la politica e le istituzioni non le hanno informate. È chiaro che nel momento in cui vai al grande pubblico su un canale nazionale, penso, non so, a qualche anno fa il TG1 in prima serata alle 20 ha parlato di Falconara, per molti nostri concittadini, che prima quelle cose lì, ma quelli chissà che dicono, poi sono diventate vere solo perché siamo apparsi Sì, sul in televisione, TG1, sì, no? esatto. Su Rai News 24 abbiamo fatto uno speciale, ho preso la mia prima denuncia proprio penale e questa adesso in corso invece è in sede civile
sempre fatta da API nei miei confronti per un servizio di Striscia la Notizia, solo perché hai parlato di loro, o meglio, hai parlato di inquinamento anche nel sottosuolo. Nella fattispecie dell'intervista non attribuivo su Rai News, per esempio 24, una responsabilità precisa all'azienda, parlavamo del sito di interesse nazionale inquinato di Falconara, che è tale da 22 anni, certificato da carte ministeriali. Sono 22 anni che in Parlamento si sa che c'è una porzione ampia di territorio che va bonificata, Falconara. Quando dico bonificata, attenzione, non sto parlando dell'aria, lo ripeto perché sto parlando del suolo, sottosuolo, acque di falda e acque del mare. E quindi, insomma, solo per il fatto di aver provato a fare un discorso, ha talmente così sollecitato la sensibilità dell'azienda che hanno sperato di fermarmi con quella denuncia. E invece è successo che, per fortuna mia prima di tutto, ma anche per bene collettivo di tutti, è successo che invece le persone, anziché avere paura e venire zittite, hanno avuto una reazione che io personalmente non mi aspettavo, ma non è che faccio queste cose perché mi aspetto che gli altri ne facciano altrettante. Diciamo, io l'ho fatto perché sentivo giusto di farlo, ma tante altre persone con me stanno facendo questo percorso. Io non sono assolutamente da solo, ho prestato una voce, un volto in qualche occasione, però queste persone proprio in quel momento si sono sentite attaccate nel loro diritto di anche poter fare informazione. Quindi hanno fatto delle magliette, hanno fatto una raccolta fondi che mi consente di avere un sostegno legale, e io, dal mio punto di vista, anziché smettere di fare questa, diciamo così, questa azione, intraprendere questa azione civile, ho deciso di andare avanti, non solo di difendermi, ma nel caso del procedimento attuale sto chiedendo a mia volta al giudice di valutare il comportamento di API Raffineria. Io alle spalle, API Raffineria nei miei confronti ovviamente, perché io alle spalle, anche se non ho nessuno, penso che la verità c'ha una sua forza, la dignità anche, e se guardate bene quello che sta succedendo in questo paese, ne riparleremo anche più avanti con un altro intervento che seguirà il mio, e voi vi accorgete che senza la cittadinanza attiva questo paese è molto vicino a qualcosa che può sembrare un baratro. Fateci attenzione su tante cose, anche al ruolo degli enti di controllo. Guardate quello che ci stiamo dicendo, potremmo fare tanti esempi, accade nel lavoro, nei cantieri, nelle morti bianche che abbiamo. Voi riflettete su come stiamo funzionando e cerchiamo tutti di capire che purtroppo dobbiamo prenderci, se ci teniamo, al futuro, ai figli, ai nipoti. Io sono nonno, e penso che dobbiamo prenderci un po' tutti un pezzettino di responsabilità, perché se abbiamo solo paura di quello più grosso, finisce molto male la storia di questa nazione. Bene, Roberto Cenci, l'hashtag che trovate online è Io sto con Roberto Cenci, c'è anche la maglietta, già me l'ha regalata a Falconara. Grazie Roberto, grazie, grazie, un applauso. Allora signori, eccolo pronto. Poi...